Siamo custodi solo di quello che conosciamo e amiamo. L'Associazione Italia Nostra ha promosso a Campobasso un appuntamento sulla tutela del paesaggio, una presa di coscienza estetica, storica ed economica. Signora Iacono, quanto è importante il paesaggio, ma non solo, queste giornate dedicate proprio al paesaggio. Beh, il paesaggio penso che sia importantissimo. È noto che i poeti lo chiamano l'immago, l'immagine della patria e quindi ci rappresenta. Prenderne coscienza e conoscerlo per i suoi valori estetici, ma anche di tipo economico, di tipo storico, di tipo naturalistico, è importantissimo. Non per ripetere una frase fatta, ma solo quello che si conosce veramente si salvaguardia e soprattutto ne diventiamo i primi custodi. Quindi noi cerchiamo, con tutte le nostre azioni, anche con questa giornata, di sensibilizzare i cittadini affinché si facciano i primi custodi e promotori del proprio paesaggio, perché è la nostra storia. Però il paesaggio viene sempre più deturpato, viene praticamente vilipeso, insultato e a quanto pare un messaggio di salvaguardia non sempre passa. Beh, questo è evidentissimo. Finora non è passato sicuramente a sufficienza, nonostante la normativa che esista, salvaguardia, leggi a livello nazionale ma anche regionale. Quello che manca è soprattutto, al di là delle linee di programmazione territoriale necessarie, quello che manca secondo me è una consapevolezza diffusa. Nel passato, ma mi riferisco soprattutto ai primi anni 50, 60, c'era ancora un legame fra il cittadino e il proprio territorio, la propria patria, il luogo di riferimento, che si è perso naturalmente per diversi motivi, per motivi di trasferimento, ma anche perché sono venute alla ribalta altre esigenze ed altri bisogni.